Cioè, nei ricordi legati alla mia infanzia, quella trascorsa in estate in campagna dai nonni, quando ovviamente di andare al mare non se ne parlava proprio perché non c'era l'abitudine di farlo, ci sono tante immagini, tanti odori, tanti sapori che rimangono in mente nel tempo. Il tempo difficilmente cancella, come avviene per ciascuno di noi, perché penso che ciascuno di noi è legato in maniera particolare ai ricordi della propria infanzia. E in particolare a quelle che sono oggi le moderne cucine super tecnologiche di queste nostre abitazioni, si contrappone in me il ricordo degli ambienti della casa dei nonni materni. Cosa avevano di particolare? Sono cose che non si dimenticano facilmente perché lì è anche un pezzo della nostra storia, delle radici di una sapienza antica, una saggezza fatta molto rude, fatta di esperienze, di vita, a cui sicuramente ancora oggi si attinge volentieri. Tutta la casa, ricordo, molto spartana, e la vita di tutti si conduceva intorno a quella che era la fucagna, il caminetto con pendolame appeso alle pareti annerite, segno proprio del depositarsi perenne dei fumi, le ceste piene di legna, le palette, le scopette. Le padelle di rame annerite anch'esse dall'uso, dal carbone, dalla cenere, qualche divanetto dismesso intorno al fuoco, dove perennemente cuocevano in una pignata legumi profumati dall'oro e di rosmarino in un recipiente di creta, e questi profumi si diffondevano per tutta la casa. Quelle sedie imbagliate e quei divanetti erano sempre pronti ad ospitare vecchi e bambini, soprattutto nelle serate più fredde d'inverno. Ed era lì il luogo in cui si trasmetteva proprio il sapere, che era fatto di piccole cose, ma soprattutto di storie, di racconti, storie di folletti, di ladri, canti, stoffette intorno al fuoco, ma soprattutto per gli adulti intorno a dei boccali di vino. E proprio al vino vorrei fare un richiamo, il vino che si insegna in quei luoghi ad assumere con moderazione, perché non ha il senso dell'ubriacarsi, ma ha il senso della convivialità, dello stare insieme. E il brindisi è sempre inneggiante a qualcosa che è di fondamentale, di importante: il lavoro, la condivisione. E ricordo queste strofette: questo vino è bello e fino alla salute di Zi Nicolino, alla salute del ciabattino, alla salute magari di chi aveva preparato il pranzo il giorno. Era un qualcosa di eccezionale che vive sempre nei ricordi. Dall'Anteas Basilicata, Liliana Guarino. Ciao a tutti.